Carissimi amici, salve Maria! Io sono Gianluca, degli Araldi del Vangelo e vi do un bentornato sul nostro programma. Anche questa volta siamo insieme per camminare con i santi. Ogni volta che ci incontriamo, tiriamo fuori una storia e da questa cerchiamo di acchiappare qualcosa, qualcosa che ci porti a camminare insieme verso il cielo. Oggi parliamo dell'eroismo di un ragazzo, di un giovane uomo, di un santo, che ha dato tutto se stesso, la sua vita, per difendere la libertà della religione cattolica, la vera libertà. Ma non vi voglio anticipare niente. Preghiamo un'Ave Maria alla Madonna, chiediamo a lei di ispirarci, di illuminarci, di aprirci il cuore e di farci prendere da questa storia alcune cose che ci possono aiutare nella vita di tutti i giorni, di farci imparare che cos'è realmente l'eroismo, che cos'è davvero la capacità di dire, di esprimere la verità del Vangelo anche quando le cose si fanno complesse, anche quando la vergogna sembra avere la meglio. Preghiamo un'Ave Maria alla Madonna, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi parliamo del beato Anacleto González Flores. Ecco, costui è un grande santo che è stato beatificato da Benedetto XVI. Ecco, la sua vita è marcata dal sacrificio, dalla voglia di morire per il prossimo. Ecco, già da giovane, nonostante di una famiglia povera, si distingue per abilità, per intelligenza, per voglia di fare, per voglia di aiutare il prossimo. Si laurea in giurisprudenza, si abilita avvocato il prima possibile, circa 25 anni, e si dedica con tutto se stesso all'apostolato verso i più bisognosi, verso le persone che erano in galera, l'apostolato nelle parrocchie, nelle famiglie. Lui aveva chiaro il messaggio evangelico, aveva chiara la dottrina della Chiesa ed era pronto a proclamarla, costi quel che costi. Ecco, questo beato è nato in un periodo complesso, nel periodo in cui il dittatore, perché si può chiamare solo così, Plutarco Elias Calles, dittatore messicano, beato Anacleto González Flores era un beato messicano, decide di rendere impossibile il culto della fede cattolica, ma non solo, di sciogliere ordini religiosi, di cacciare preti, cercare in ogni modo di ucciderli, no? Ci sono stati sacerdoti ammazzati ancora paramentati, la cui colpa era aver celebrato la messa, la santa messa. Cattolici venivano tipo sparati, uccisi per strada. Un vero scempio. Un vero scempio. Il nostro beato Anacleto non ha accettato in nessun modo questo e ha sostenuto l'eroismo e la virtù, tutte le virtù dei grandi cristeros, così sono ricordati alla storia questi grandi eroi. Ecco, nella rivolta di questi cristeros, entreremo nella storia un'altra volta, ma sostanzialmente sappiate che sono coloro che non hanno piegato il capo davanti a un dittatore perfido e che ha portato dottrine figlie del demonio nel Messico, no, ma hanno combattuto dando tutto, la loro vita. La loro vita sono dei grandi martiri. Ecco, il beato Anacleto González Flores ha sostenuto questo movimento. L'ha sostenuto dal più profondo del suo cuore, l'ha sostenuto animando, l'ha sostenuto ricordando a tutti che non possiamo piegare la testa davanti al demonio. E lui l'ha fatto con gioia, con la gioia vera di chi sa che va incontro alla morte, con la gioia di chi sa di essere accusato falsamente, di essere calunniato. Ecco, così andrà la sua vita. Sarà calunniato, sarà torturato e sarà ammazzato. Lo attaccheranno per i pollici, cominceranno a colpirlo con il fucile fino a spezzargli le ossa e le gambe. E lui, quando capisce che starà per essere ammazzato, dirà al suo boia, al suo esecutore: "Ti perdono dal più profondo del mio cuore. Sappi
che vado a essere giudicato dallo stesso giudice che giudicherà te. Ma sappi anche che quando tu arriverai, troverai in me un avvocato pronto a difenderti. Brividi questa frase, brividi. Vi ricorda qualcuno? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vi ricorda per caso che questo santo era l'immagine, quanto più ha potuto, della perfezione divina che il nostro Signore Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio. Ne ricordate un altro, Santo Stefano, che è sempre immagine del nostro Dio, il Signore nostro Gesù Cristo, ha detto ai propri assassini, no? Che li perdonava. E vi ricordate che grazie al sacrificio di Stefano la Chiesa poi avrà un grande santo, Paolo. Ricordate questo? Ecco, il sacrificio in questo caso del Beato Anacleto ha dato alla Chiesa la libertà in Messico. Ha dato alla Chiesa la possibilità di continuare ad amministrare i sacramenti in una nazione molto grande, in una nazione che della Vergine di Guadalupe ha fatto non solo il suo simbolo, no? Ma anche la propria stella del mare, Stella Maris. Ecco, oggi guardiamo con profonda ammirazione questo beato e chiediamoci, non se siamo pronti a morire per Gesù, perché la risposta, se ci facciamo un esame di coscienza, forse oggi non sarebbe così positiva, ma siamo almeno disposti a proclamare il Vangelo, siamo almeno disposti a non accettare di piegare le nostre gambe davanti al demonio, siamo disposti e siamo disposti a voler camminare per accrescere la nostra fede e accettare anche, se ci venisse chiesto, di offrire tutta la nostra vita per la Chiesa Cattolica. Preghiamo, preghiamo a Maria Santissima di illuminarci, di aprirci il cuore. Chiediamo al Beato Anacleto di renderci più simili a Lui, perché ecco, Lui ci può aiutare a camminare verso il cielo, ci può aiutare a essere un riflesso minuscolo di quell'immagine perfetta. Il nostro Dio, il Signore Gesù Cristo. Cari amici, vi auguro un buon weekend. Salve Maria.